No, io non penso niente, io sto giocando, cercando di finire in bellezza questo fine campionato e finito il discorso. Napoli o Milan? Dai, queste domande non sono per me. Daniel Fonseca, il cui titolo è quotato oramai alla Borsa di Milano, non chiarisce al nostro incalzante collega Italo Chiune se ritiene o meno esagerate le cifre riportate. Non dice se è o meno del Milan, non dice se vale o meno 50-52 miliardi. Comunque è di sicuro valore tecnico, se non venale, il suo colpo di testa che consente a Careca di ritornare finalmente al gol. L'1-0 apre la strada al Napoli, privo di Terne, Pari e Francini, ma soprattutto della necessaria concentrazione, riportato come elemento fondamentale nel manuale del perfetto tecnico. Commette i soliti imperdonabili errori, con l'aggravante di pensare più che all'avvenimento agonistico odierno, al nuovo allenatore Lippi, alle risoluzioni o ai rinnovi contrattuali. Di questi tempi, come è noto, i contadini piantano pomodori, i calciatori soltanto grane. Il secondo gol, caparbia azione di un guerriero come si facevano una volta, Ferrara, sembra tagliare le speranze dei genovani, che invece godranno di un raccolto insperato e fuori stagione. La prima opportunità è quella buona. Dal corner Branco, testa di Signorini, cross corto di Scuravi e con una difesa così immobile, chi mai non avrebbe segnato? Caricola in gol ed è 2-1. Noioso, scontato, di basso profilo tecnico il match nonostante i 4 gol. Il 2-2 nasce da una punizione fatta ripetere da Svizzato di Verona perché il calcio diretto viene battuto da Branco prima del suo fischio. La registrazione del sonoro, degli effetti ambientali, non evidenzia infatti alcun fischio arbitrato. Sulla ripetizione, regolare, intervento di Galli per evitare l'autorete, colpo di testa infatti era di Nela, e poi Carbone con le mani mette sul fondo. Il replay evidenzia in maniera nettissima il fallo di mani del centrocampista che per questo, quale ultimo difensore, viene espulso. Dunque legittimamente assegnato il penalty che viene trasformato da Padovano, ma per essere Pignoli anche questa esecuzione andava ripetuta. Rimasto in 10 il Napoli si esalta ma non tanto da evitare il pareggio, i fischi del San Paolo e soprattutto le critiche del suo allenatore Bianchi, intervistato insieme all'altro allenatore Maselli dal nostro collega Italo Chiume. Ma direi di sì, non soliti difetti che oggi sono stati ancora una volta evidenziati, questi minuti di follia, così sul 2-0 la partita era praticamente chiusa, bastava gestirla. Maselli, tutto sommato un punto veramente prezioso per la vostra economia di campionato. Sì, visto il nostro risultato e anche quello degli altri, mi sembra che sia un risultato positivo al 100%. Abbiamo mantenuto le distanze dall'Udinese anche se di un solo punto, però per noi è importante fino alla fine del campionato muovere sta classifica, poi alla fine vedremo.